Incontro sulla lana promosso dalla rete Ovinicoltori Siciliani e dal GAL Sicani. Gaetano Ravanà. La lana è stata l'oggetto di discussione nell'interessante incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo Giandalia, ospiti del comune di Castronovo di Sicilia. L'incontro è da inserire all'interno dell'azione operativa 3 portata avanti dal GAL Sicani. La rete Ovinicoltori Siciliani, insieme al Dipartimento di Chimica di Unipa, hanno presentato le attività a loro assegnate relative alla valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari mediante un processo di tracciabilità e certificazione e la valorizzazione degli scarti di produzione, proprio la lana. In particolare il confronto ha coinvolto diversi attori ed esperti della filiera lana che ruota attorno all'esperienza dell'associazione Siamo Marcato Bianco con Filippa Tripi e la tessitrice Giovanna Tessitore della Scuola delle Arti e dei Mestieri della Lana. Ormai la Scuola delle Arti e dei Mestieri della Lana di Marcato Bianco è diventata un crocevia di scambi e di interessi sulle tecniche di lavorazione della lana, con frequentazioni periodiche di esperte provenienti da altre regioni, come la dottoressa Gabriella Guidetti di Novara e Chiara Baldelli di Reggio Emilia, che hanno portato la loro esperienza all'azienda di famiglia che realizza materassi, imbottiti e sofà. Ha trovato molto interessante per le imbottiture la lana prodotta dalle pecore di Marcato Bianco. L'intervento della docente Delia Chillura del Dipartimento di Chimica di Unipa ha confermato l'impegno del suo gruppo di lavoro per dare risposta al problema lavaggio e igienizzazione della lana, che oggi rappresenta il punto debole per le successive utilizzazioni. Tutte queste tematiche hanno bisogno di essere raccontate, tracciate e certificate ai consumatori in maniera semplice e puntuale. Di questo si occupa all'interno dell'azione la società EZ Lab SRL di Padova. Il confronto, moderato da Sebastiano Tosto, presidente della rete Ovinicoltori Siciliani, coadiuvato dall'innovation broker Simone San Giorgi, è seguito con le testimonianze e gli impegni assunti dagli amministratori locali presenti, Vitale Gattuso, sindaco, e Domenico Madoni, assessore alle attività produttive del comune di Castronovo di Sicilia, Dino Zimbardo, sindaco di San Giovanni Gemini, Vincenzo Russotto, assessore alle attività produttive del comune di Cammarata, e Salvatore Oliveri, preposto della condotta agraria di Lercara Friddi. Ha chiuso i lavori il direttore del GAL Sicani, Angelo Palamenghi, che ha portato a conoscenza dei presenti il lavoro svolto dal Sicani Rural Lab attraverso la strategia di aggregazione, la creazione di reti di interessi nell'ambito del distretto di qualità dei prodotti agroalimentari e del turismo sostenibile. Le nostre comunità, la nostra amministrazione.